ritrovati per una nuova puntata di Basket News dal portale streambasket.com e dalla nostra pagina video del portale sul basket minore in Campania. Partiamo subito con la Serie B di Eccellenza, dove il Sant'Antimo ha battuto la Virtus Molfetti, una bella gara, 89-64, degli uomini di Manuel Scotto, che con questa vittoria hanno praticamente consolidato la loro posizione a 20 punti in classifica, nei quartieri alti di questa classifica, di questo campionato molto difficile. Vi leggo il tabellino del match, il match che si è concluso, ripeto, sull'89-64, parziali 29-16, 52-26, 76-49. Per il Sant'Antimo, Calabria 16, Valentini 21, Cantone 4, Gagliardo 17, Iardella 8, Gatti 14, Leccia 1, Aprea 4, non ha segnato Pranzo. Mentre per il Molfetta, Maggi 2, Pozzi 9, Petrazzuoli 1, Corral 18, Genovese 5, Rugolo 9, Maggio 13, Mossi 5, non hanno segnato né Mastrangelo né Orlando, l'allenatore era Paternoster. Dunque bella vittoria, il Sant'Antimo, ripeto, è nei quartieri alti di questa classifica del campionato di Serie B di Eccellenza. Passiamo adesso al campionato di Serie C Dilettanti, dove praticamente dopo la scomparsa della nuova Pallacanestro Napoli è l'unica squadra a disputare un campionato nazionale, la Julius News Pontano Napoli, la quale ha passeggiato contro la Heliantid Reggio Calabria con il punteggio di 91-47 dopo i forti acquisti nel mercato di riparazione, appunto Tammaro e Luongo provenienti dalla nuova Pallacanestro Napoli. È stata una gara dove praticamente il Pontano ha dominato dal primo all'ultimo minuto e attualmente con questa vittoria il Pontano è a 10 punti in classifica insieme con Delta Salerno e Basket Soverato. Vi leggo il tabellino della formazione del Pontano Napoli, che ha battuto 91-47, parziale 17-15, 38-27, 66-34 sul Reggio Calabria. Per il Pontano, Serazzi 11, Mele 9, Bugno 10, rientrato dopo un lungo infortunio, Orefice 12, Maglione 2, Ragosta 4, Cervo 2, Notaro 4, Longo 12, e Tammaro 25 punti, miglior realizzatore della squadra allenata da Armando Licursi. Per il Reggio Calabria, Meduri 12, Scozzaro 9, Pellicano 14, Cerami 2 e manca 10 punti. Ripeto, è stato un netto dominio della squadra del vicepresidente Sabino Rascio e dunque lascia ben sperare per una potenziale salvezza, che è chiaramente il primario obiettivo della formazione partenopea, che attualmente è la massima espressione maschile del capoluogo di regione. Andando poi a vedere un po' gli altri risultati della Serie C Dilettanti del Gione H, c'è la bella vittoria c'è stata la bella vittoria appunto del Gaudium Canicattì sulla nuova Pallacanestro Salerno, terza sconfitta dopo tre vittorie consecutive. È arrivata la prima sconfitta per la formazione allenata da coach Barbuto, dunque 85-67 è stata una debacle in terra siciliana. Non ha avuto la meglio il Delta Basket Salerno, sconfitto in casa per 54-87 contro il Basket Soverato, anche qui davvero un rullo compressore la squadra calabrese. E poi misura per un sol punto l'Agropoli non è riuscita a fare il blitz in terra siciliana contro l'Amatori Messina, dunque sconfitta per 69-68 per la formazione della polisportiva Agropoli. Questo per quanto concerne il campionato di Serie C Dilettanti. E adesso passiamo invece al campionato di Serie C regionale, leggendovi i risultati del girone promozione. Euroservice Benevento Calamoresca
Bacoli 103-62, Pallacanestro Marigliano, Pallacanestro Senise 64-82, questo è stato un bel colpaccio del Senise in terra partenopea, dove è andato a sbancare il difficile campo del Marigliano, Marigliano che praticamente era arrivato a seconda in classifica nella stagione regolare. E Marigliano però orfana di Barker, lo straniero, è tornato negli Stati Uniti per motivi di lavoro, dunque 64-82 Senise è stata davvero devastante. Poi Pallacanestro San Michele, Pallacanestro Santa Maria Vico 67-61 e infine Virtus Monte di Procida che passeggia letteralmente contro la Partenope Basket Napoli per 67-45, dunque guidano la classifica Euroservice Benevento, Virtus Monte di Procida, Pallacanestro Senise e Pallacanestro San Michele con 2 punti, chiudono a 0 punti Santa Maria Vico, Marigliano, Partenope Napoli e Calamoresca Bacoli. Per il girone di qualificazione, diciamo il girone centrale, il Telese è stato sconfitto in casa di misura dall'Arzano per 68-69, Casalvatore Stabia 92-72, bella vittoria della formazione cara al presidente Umberto Dolce, e poi Eoso Solare Matera Savoia Basket 84-70. A Bellizzi in provincia di Salerno, Scafati ha battuto lo Vattificio Fortunato per 45-52, la classifica Eoso Solare, Scafati, Area 101 Arzano e Casalvatore a 2 punti, chiudono Telese Terme, Stabia, o Vattificio Fortunato e Savoia Torre Annunziata con 0 punti. Intanto passiamo adesso al campionato di Serie C regionale, girone di retrocessione, quindi il terzo girone, leggendovi i risultati: Barra Meo Martini Benevento 68-63, Cercola Nola 77-70, a Portici Basket Capo batte Omega Portici 2056-78 e infine Pianura sconfitta in casa dal Forio Basket Ischia per 57-60. Per questo girone che, naturalmente c'è il servizio su Omega Portici 2000 Basket Capo. Parte con il piede giusto il Basket Capo di Coach Fiorillo, che incamera i primi 2 punti di questa seconda fase del campionato di Serie C regionale. Nel team giallorosso, durante il mese di fermo imposto dal calendario, tra la prima e la seconda fase c'è stato un cambio tra gli uomini cari al presidente Raffaele Casillo. Paolo Izzo è stato ceduto al Mugnano in Serie D, mentre in settimana ha fatto il suo arrivo in riva al Volturno la forte guardia Fabrizio Esposito, proveniente dal Savoia Torre Annunziata. Questa sorta di mismatch alla grande controguardia ha imposto coach Ernesto Fiorillo a cambiare parte degli schemi capuani per affrontare al meglio questa difficile seconda fase. E il primo risultato è stato colto a Portici contro una squadra che ha subito l'onda d'urto di una partenza esplosiva giallorossa, capace di giungere al quinto sul punteggio di 0-15. Un parziale che ha complicato non poco la vita a Zoleo e compagni, che hanno sempre rincorso il Capua nel punteggio. E proprio per il Capua si è visto un bel gioco nei primi 2 quarti, con Adamo, Santoro e Iorio a farla da padroni in campo, mentre Fabrizio Esposito, messo in campo quasi al termine del primo quarto, ha dimostrato una parziale difficoltà ad entrare in amalgama con i compagni. Per lui 4 punti realizzati con un 2 su 2 da sottomisura, mentre dalla lunga distanza le sue polveri sono risultate bagnate con uno 0 su 3 al tiro. Al riposo lungo il Basket Capo era in vantaggio per 26-41 con il morale alle stelle, ma nel terzo quarto, come è successo tante volte in questa stagione agonistica, il motore giallorosso d'improvviso si ferma. Solo una bomba di Pasquale Massimo all'avvio del quarto, poi il Portici saliva in cattedra e iniziava a macinare gioco e punti. Buone le incursioni di Capuano e Cicco, mentre Zoleo dalla media faceva sentire i suoi ruggiti. I padroni di casa giungevano a meno 8 al 28esimo, 44-52, riaprendo così il match. Nel finale di tempo però 2 canestri degli omonimi Fabrizio Esposito e Santoro ricacciavano a meno di 12 il Portici. Nell'ultimo quarto era il Basket Capua a dominare e così a portare a casa i 2 punti in palio. Questo il tabellino del match per il Portici: Mainiero 2, Di Rosa 5, Cicco 13, Capuano 13,
Fiorenza 4, Mangiacapre 2, Zoleo 11, Galateo 6. Non hanno segnato Ciaravolo ed non è entrato Fontana. Per il basket Capua, Santoro 11, Aragosa 14, Adamo 26, Iorio 17, Esposito 4, Massimo 6. Non hanno segnato Ranieri, Buglione, Vinci Guerra e Piccerillo, coach Fiorillo. I parziali 6 a 20, 26 41, 44 56. Finale Portici 2000 56, basket Capua 78. Dunque, bella vittoria del basket Capua, che inizia nel migliore dei modi la seconda fase di questo campionato di Serie C, andando a sbancare il campo del Portici, un Portici mai domo, davvero dopo la partenza bruciante 0-15 appunto dei giallorossi. Il Portici pian piano diciamo all'inizio del terzo quarto è riuscita a creare un break a suo favore, 12 a 3, chiedo scusa, è riuscita a rientrare in partita arrivando a 8 lunghezze. Poi ci ha pensato un po' l'esperienza di alcuni atleti capuani che sono usciti fuori, come del resto dovevano farlo, per risalire la china e per iniziare con il piede giusto questo girone che praticamente poi porta e vede un po' decreterà un po' il futuro del basket Capua in questo campionato di Serie C. E naturalmente, come di conseguenza, abbiamo anche le interviste nel dopo partita. Buonasera a tutti. Stasera è stata una partita molto difficile, soprattutto per il fatto che comunque questo campo è abbastanza grande, quindi i punti di riferimento comunque sono molto difficile da trovare. La squadra che abbiamo incontrato è il Portici, è una squadra molto difficile perché soprattutto per quando si mette una zona 2-3, però siamo riusciti comunque a portare la partita a casa ed è stato un risultato abbastanza importante, soprattutto che abbiamo vinto una prima partita fuori casa. Come mio arrivo a Capua sono molto contento, ho trovato comunque un bel gruppo, buone persone, soprattutto da parte della dirigenza, il presidente Raffaele, l'allenatore Ernesto, i compagni di squadra che subito mi hanno accolto in maniera eccellente. Come mia prima partita e come anche il mio primo allenamento speravo di dare un qualcosa in più, però ovviamente io sono un ragazzo molto paziente, quindi comunque è buono che faccio un bel po' di allenamenti prima comunque di trovare la forma e comunque di trovarmi in sintonia con i miei nuovi compagni di squadra. Siamo contenti di aver iniziato bene, sapevamo che non era semplice anche se loro sono una squadra molto giovane, però proprio per questo è una squadra difficile da incontrare perché sono ragazzi che hanno voglia di correre, voglia di difendere, voglia di fare bella figura, voglia di mettersi in luce con chi c'è attorno. Noi abbiamo fatto bene, siamo partiti molto forti, siamo partiti 12-0 e quello ci ha dato in là per fare una buona gara. Il nostro obiettivo era sicuramente quello di portare a casa i due punti, quello di inserire Esposito che stasera praticamente è la seconda volta che lo vedevamo, perché ha fatto il primo allenamento ieri sera con noi e stasera era subito in campo. Proviamo a fare bene, ma con la consapevolezza che c'è ancora tanto da lavorare, perché giocare adesso così con tanti piccoli potremo soffrire squadre che sono molto più attrezzate di noi vicino al canestro. Proveremo a lavorare in modo da non pagare questa cosa e già da sabato prossimo che incontreremo Barra. Dunque, questa partita diciamo, è stata molto condizionata secondo me dai primi 5 minuti nei quali abbiamo preso un parziale di 15-0 e siamo stati bravi lì a reagire e abbiamo giocato un buon secondo quarto e un buon terzo quarto. Sicuramente la nostra zona gli ha dato un po' di fastidio.
Certo, all'inizio quelle due triple subito hanno un pochettino messo le cose in discesa, però appunto mi ripeto, siamo stati bravi a restare in partita, siamo anche poi alla fine del terzo quarto riusciti ad andare a meno 8, poi lì è uscita l'esperienza di vari Aragosa e compagni che ci ha un pochettino spezzato le gambe, è molto bravo anche il ragazzo della Dama, è molto bravo. E da tre ovviamente, stando a zona, è un rischio che si paga, abbiamo corso e alla fine abbiamo pagato, però diciamo siamo fiduciosi in questa seconda fase di poterci giocare tutte le partite, ovviamente speriamo che arrivi qualche vittoria che ci consenta poi di andare a giocare i play-out in una buona, con un decente accoppiamento. Siamo una squadra molto giovane, da poco abbiamo reinserito Zoleo che rappresenta un po' la chioccia per tutti i nostri ragazzi, sicuramente lui ci darà un'importante mano sotto le plance, però appunto con i ragazzi bisogna avere pazienza e si vede da una settimana all'altra dei miglioramenti, i ragazzi stanno facendo gruppo, stanno facendo squadra e contiamo appunto su questo fattore per poter puntare alla salvezza, che è l'obiettivo della società. E dopo la serie C regionale passiamo alla serie D regionale, secondo importante campionato curato dalla Federbasket di Napoli, e appunto la Federbasket del combinato regionale campano. E vi leggo subito i risultati del girone promozione, girone E, Cus Caserta, Folgore Nocera 74 a 63. Poi Nexera, Casal Nuovo, Aspi San Francesco 63 a 52, Diagnostic Sud, San Nicola La Strada, Basket Casoria 63 a 61, Delfino Mugnano, LBL Caserta 76 a 51. Questo per quanto concerne il girone E, della girone promozione. Mentre sempre per il secondo girone promozione, girone F, Basket Baiano Virtus Piscinola 72 a 55, Cestistica Ischia Polisportiva Casaurea Casoria 47 a 49, Basket Vesevo Cab Solofra 57 a 62, Parziale Pallacanestro Nola Cittadella dello Sport Torre del Greco 61 a 66. Passiamo adesso invece al girone di retrocessione, il girone G, Di Bello Napoli, Butangas, Pozzuoli, non pervenuto, Pro Cangiani, Napoli, Ercolano 51 a 60, Pallacanestro Anghi, Virtus Pozzuoli 82 a 80, Penisola Basket Sorrento, Renauto 2000, Casapulla 53 a 79. Infine il girone retrocessione, girone H, Dolphin Point, Sarno, Hurricanes, Monte di Procida 55 a 39, Virtus Avellino Costiera Amalfitana 57 a 42, Forina Pagani, Pallacanestro Libertà Benevento 103 a 85, Sporting Portici, Ada Project, Casalnuovo 67 a 43. Per questa puntata di Basket News, sempre sul portale streambasket.com, è davvero tutto per questa settimana. Risentirci alla prossima settimana, sempre sul portale streambasket.com, il portale del basket minore in Campania.